1 e stop! Forza! Servizio, prego! I primi hamburger lasciano la cucina. Quello al salmone, quello di Cindy, quello di Mary, il romano di John. Serviti su piatti di diversi colori. Vai, Susan. E mentre i professionisti li assaggiano... Assaporito! È ben cotto! Gli chef corrono per ultimare i restanti. Veloci! In modo da avere il tempo di parlare con i giudici. Mi chiamo Mary e state assaggiando il mio hamburger. Devo raccogliere voti, devo vendere l'hamburger. Buongiorno. Loro dovevano solo stare seduti e ascoltare la mia dolce voce. Sì! Più aggettivi troverò per descriverlo, meglio sarà. È molto ricco e cremoso. È molto cremoso. È cremoso. Molto ricco e cremoso. Il risultato è un hamburger cremoso. Non so se avete già assaggiato il mio. So come intrattenere. Sono Susan e ho preparato un hamburger mediterraneo. Sono brava quando si tratta di vendere. È un hamburger salutare e penso che qui a Las Vegas lo apprezzerebbero in molti. Noi stiamo attenti alla linea. Perciò penso di partire già avvantaggiata. A voi non interessa, ma io sono una donna. Già. Basta fare un sorriso. Chi vuole mangiare un hamburger pieno di grassi se poi deve sentirsi in colpa? Noi, ad esempio. Ah, voi sì! Sì. Mentre Susan e Mary cercano di ammaliare i giudici, in cucina... Dai, su! John litiga con un hamburger. Non ho oliato abbastanza la piastra. Sono nei guai. L'ultimo hamburger mi sta facendo impazzire. John, manchi solo tu. Stai perdendo tempo prezioso. Sono l'unico chef che non ha ancora parlato con i giudici. Coraggio, John, devi muoverti. Via il grembiule, vai. Il mio hamburger ha una storia, quindi devo avere abbastanza tempo per andare in sala e raccontarla. Gli chef danno l'ultimo affondo. Ho rischiato, spero che vi piaccia. Oh, sì, davvero, molto. È mi ottimo. Fa piacere, vado pazza per gli hamburger saporiti. Nel piatto arancione c'è il mio hamburger romano. Ho usato olive calamata, manzo, parmigiano e pepe nero. I giudici sono pronti a dare un voto. Quelli con le costine e il salmone erano originali e anche ben preparati. Ha voluto rischiare, ma non era quello che volevamo. Quello di John mi ha conquistato. L'hamburger romano. Non era molto saporito. Ok, ci siamo. Ecco i risultati. Bene, iniziamo dall'hamburger che è finito in ultima posizione. Sto parlando di quello di Susan. Ah, ultima, sul serio? Così gli altri chef avranno la scusa per fare il mio nome in vista dell'eliminazione. Non posso permettere che accada di nuovo. Uno di voi ha sbaragliato tutti con un hamburger che ha fatto impallidire quello degli avversari. Spero che l'hamburger romano abbia parlato al posto mio, visto che io non sono riuscito a farlo. Devo vincere. Circa il 40% di voi lo ha indicato come il migliore. Wow. Wow. Dimmi che ho vinto la sfida con un hamburger al salmone, sarebbe fantastico. Ti scongiuro, fa che sia il mio. Io ho preparato un signor hamburger. Posso vincere. L'hamburger è quello di... John! Sì! Bravo! Wow, grande! E vai, bravo, e vai. John! Bravo, John! Bravo. Oh, grazie! Ho vinto su tutta la linea! Lunga vita all'hamburger romano! Sì! Fantastico! Caesar's Palace, arrivo con il mio hamburger! Grazie mille a tutti! Grazie di cuore! Grazie! Grazie! Eccellente! Grazie! John! Bravo, complimenti! Grazie, chef! Ti aspetta una giornata da sogno, perché come premio andrai alla spa! Che bello! Vai! Ti faranno maschere alte verde e massaggi con le pietre basaltiche. Bene. Wow. E ora ascolta, ho deciso che potrai condividere il premio con uno chef a tua scelta. Davvero? Wow! D'accordo. John, pensaci bene. Dai, John, scegli me. Io sarei un'ottima compagnia. Scegli me, scegli me. Scegli me, John, dai, 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 dai. John, chi scegli? Credo che porterò Cindy. Che bello, Cindy. John. Grazie. Io? Dici davvero? Wow, è stupendo. Molto bene, la limousine vi attende. Andate, ancora complimenti. Andiamo. Bene, divertiti. Grazie a tutte quante. A più tardi. Scegliere non è stato difficile.
Cindy è come un amico maschio. Nessun discorso da donne, tu non li fai. No. E poi Janelle ha già vinto tutto. Una punizione non le farà male. Mentre John e Cindy si godranno il pomeriggio in una spa, voi svolgerete alcuni lavori a dir poco noiosi. Jean-Philippe! Oui, chef! Visto che è stato così bravo da radunare tutti i suoi amici qui a Hell's Kitchen, Jean-Philippe e il suo staff avranno la giornata libera. Sì, chef. Hai la lista con te? Sì. Sì, chef. Grazie. Ecco. Grazie. Wow, stirare, passare l'aspirapolvere, apparecchiare, pulire l'argenteria. Oh, cavoli. La lista delle cose da fare era lunga fino a terra. Lavare la tua macchina, che prima donna! Jean-Philippe ha il pomeriggio libero, quindi l'auto gli servirà. Quando avrete finito, preparerete le postazioni, sono stato chiaro? Sì, chef. Siamo soltanto in tre, come faremo ad allestire tutta la sala? Iniziamo a stirare. Prendi, non ha alcun senso, ma è acceso. Oh no, ragazze. Oh, cavoli. Senza offesa, ma meglio voi che noi. Buona fortuna. Godetevi i massaggi. Contaci. Oh, ecco la limousine. Prima il vincitore. Non posso crederci. Che meraviglia, eh? È una pacchia. Oh, guarda. Wow. Ciao. Io e John siamo entrati nella spa. C'era un'atmosfera assolutamente rilassata, candele ovunque e una tranquillità incredibile. Questo posto è un vero paradiso in terra. Mi sento un cupcake. Io non ero mai entrato in un centro benessere. Ecco i cetrioli. Mi sento sul tetto del mondo. Jean-Philippe farà questo nel suo tempo libero? La mia auto è qui fuori. Lavate senza grattare. Non sono abituata alle punizioni e ora devo pulire l'auto di Jean-Philippe. Odio perdere. Oh, c'è una cacca di piccione. Ah, che schifo. E non solo una. Staccala. Non c'è pressione. Non mi piace lavare le auto. Non fa per me. Non lavo neanche la mia. Neanch'io. Io la porto all'autolavaggio. È fatto apposta. Ma dove la parcheggia? Io direi sotto il nido di un uccello. Ha un nodo in quel punto. Forse è perché Chef Ramsay mi urla addosso sempre da questo povero lato. Povero John. Oh. È tutto un... Oh, sì. Oh, grazie. Le facce che fa sono così buffe. Oh, wow. Si sta proprio godendo il massaggio. Che meraviglia, è stupendo. Brindiamo perché siamo scampati alla punizione. Perché non dobbiamo stirare o cose simili. Le luci di solo con uno straccio da cucina. E con cosa, se no? Perché cosa dovremmo usare? Un panno apposito. Questi vanno bene. Janelle è sempre, come dire, perfetta in tutto. Aspiro. Uno è per i pavimenti e l'altro per le sedie. Ah, non sono idiota, so quello che faccio. Beh, queste due ragazze non sanno quello che fanno, è la mia sincera opinione. Metti il menù e poi il coltello a destra. Non riesco a stare zitta e tendo a prendere in mano la situazione. Così, quasi a filo. Hai visto? Sì, sì. Ho capito. Janelle ama dire agli altri cosa devono fare, ma io so cosa devo fare e non serve che me lo dicano. Chi l'ha stirata? Io, perché? Non dovevamo andare in ordine? Sto stirando quelle al centro. Sì. È ridicolo. Ah. Fai attenzione. Purtroppo non ci capiamo. Stira bene. Ma sì. Janelle, rilassati. Non siamo stupide. Siamo donne adulte. Finiremo in tempo. Che stress. Dopo diverse ore di pulizie. Andate in cucina a preparare. Sì, chef. Sì, chef. È il momento che Mary, Janelle e Susan preparino le postazioni per il servizio. Avanti, al lavoro. Sì, coraggio. Controllate di avere tutto. Ehi. Ehi. Ciao, ragazze. E ora che John e Cindy sono tornati dalla spa, la squadra è al completo. Sono pronto. Ehi, John, fai vedere le mani. Sì, chef. Sono bellissime, chef. Sei rilassato? Certo, ma sono pronto a lavorare. Bene. Oggi per la prima volta, 1, 2, 3, 4, 5 chef cucineranno per la sala. Noi siamo qui per dimostrare che questo gruppo ce la può fare. Sì, chef. Ai vostri posti, si parte. Sì, chef. Jean-Philippe, apriamo il kitchen. Sì, chef. Per favore. C'è
Chef Ramsay ha messo alla prova la creatività dei finalisti con un classico tutto americano. Creerete un hamburger a 5 stelle. Jean-Philippe ha aperto le porte di Hell's Kitchen a uno stimato gruppo di giudici. Maître, direttori di ristoranti e sommelier. L'hamburger di Susan è stato un flop e le ha assicurato l'ultimo posto. Oh, sul serio? Mentre l'hamburger di John ha conquistato tutti. Sì! Lunga vita all'hamburger romano! Sì, ho vinto su tutta la linea. I contorni sono pronti. E la carne? Me ne sto occupando io. Inizio a imburrare i panini. Oggi più che mai tempi perfetti e sincronia. Sì, chef.